La Befana è la festa di tutte le feste natalizie, per me quella più misteriosa di tutte. Ed è ancora per me quella, la figura, proprio la Befana, che è quella forse che è stata meno raccontata. Ha sempre avuto un ruolo importante, vuol dire mamma, vuol dire famiglia, festa. Io ogni anno il 6 gennaio mi sveglio con il vassoio, il latte, i biscotti e la calza della Befana. Non può mai mancare, la tradizione tutti gli anni deve essere rispettata. Non ci pensate, almeno imparate a comandare la stufa. Attenta a come parli, giovinotto. Tutti abbiamo avuto paura un po' della Befana, perché la Befana è questa strega che arriva il 6 di gennaio, che porta le caramelle ai bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi. Però in questo film penso che la Befana è più vista come una fata che una strega. Ah, non si vede lo scotch. Befana! Io nel film interpreto Paola, la protagonista, che è un'orfanella che vive per strada e per sopravvivere ruba. Dolores è una strega buona, protegge e salva questi bambini, tutti questi bambini, e quindi diventa come una madre o una nonna, se vogliamo. Sento un odore. Interpreto un certo De Michelis, un uomo apparentemente molto cattivo, leggermente gobbo, sono anche un po' zoppetto, quindi un uomo che non è felicissimo e quindi è cattivo. Dov'è? Dov'è? Tu sia milanese o altri talenti. Interpreto Marmotta, questo soldato che viene bistrattato dal suo comandante De Michelis. Penso che sia un film che unisce tanto, quindi è bello secondo me vederlo in famiglia, quindi i più piccoli insieme ai genitori. Gradite il ballo? Credo si divertiranno molto con questo film, perché è pieno di cose che succedono, di voli, di effetti speciali, di grande divertimento. Io vi aspetto tutti quanti al cinema con La Befana viene di notte due le origini e sono sicura che vi piacerà tantissimo, quindi non ve lo dovete perdere.